Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, buona, santa e serena Pasqua. Oggi richiesa in ogni parte del mondo l'annuncio della Chiesa, Gesù, il crocifisso è risorto come aveva detto. Alleluia. L'annuncio di Pasqua non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. La pandemia è ancora in pieno corso. La crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi. Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l'annuncio di Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento che dona la speranza che non delude. Gesù, il crocifisso, è risorto. Non si parla di angeli o di fantasmi, ma di un uomo in carne e ossa, con un volto e un nome, Gesù. Il Vangelo attesta che questo Gesù crocifisso sotto Ponzio Pilato, per aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno è risorto, secondo le Scritture, come egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli. Il crocifisso, non un altro, è risorto. Dio Padre ha resuscitato il suo Figlio Gesù perché ha compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza. Ha preso su di sé la nostra debolezza, le nostre infermità, la nostra stessa morte. Ha patito i nostri dolori, ha portato il peso delle nostre iniquità. Per questo Dio Padre lo ha esaltato e ora Gesù Cristo vive per sempre e Lui è il Signore. I testimoni riferiscono un particolare importante. Gesù risorto porta impresse le piaghe nelle mani, nei piedi e del costato. Queste piaghe sono il sigillo perenne del suo amore per noi. Chiunque soffre una dura prova nel corpo e nello spirito può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude. Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Il crocifisso risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche
e sono privi di adeguate tutele sociali. Il Signore ispira l'agire delle autorità pubbliche, perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento. La pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone. Occorre che i poveri di tutti i tipi riprendano a sperare, diceva San Giovanni Paolo II nel suo viaggio ad Haiti. E proprio al caro popolo haitiano va in questo giorno il mio pensiero e il mio incoraggiamento, perché non sia sopraffatto dalle difficoltà, ma guardi al futuro con fiducia e con speranza. E io direi che va specialmente il mio pensiero, carissimi fratelli e sorelle haitiani, vi sono vicino a voi e vorrei che i problemi si risolvessero definitivamente per voi. Prego per questo, cari fratelli e sorelle haitiani. Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l'università e condividere il tempo con gli amici. Tutti abbiamo bisogno di vivere relazioni umane reali e non solamente virtuali, specialmente nell'età in cui si forma il carattere e la personalità. L'abbiamo sentito venerdì scorso nel Via Crucis dei Bambini. Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e in quest'ora specialmente a quelli del Myanmar, che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. La luce del risorto sia fonte di rinascita per i migranti in fuga da guerra e miseria. Nei loro volti riconosciamo il volto sfigurato e sofferente del Signore che sale al Calvario. Non manchino loro segni concreti di solidarietà e di fraternità umana, pegno della vittoria della vita sulla morte che celebriamo in questo giorno. E ringrazio i paesi che accolgono con generosità i sofferenti che cercano rifugio, specialmente il Libano e la Giordania, che ospitano moltissimi profughi fuggiti dal conflitto siriano. Il popolo libanese, che sta attraversando un periodo di difficoltà e incertezze, sperimenti la consolazione del Signore risorto e sia sostenuto dalla comunità internazionale nella propria vocazione ad essere una terra di incontro, convivenza e pluralismo. Cristo, nostra pace, faccia finalmente cessare il fragore delle armi nell'amata e martoriata Siria, dove milioni di persone vivono ormai in condizioni disumane, come pure in Yemen, le cui vicende sono circondate da un silenzio assordante e scandaloso, e in Libia, dove si intravede finalmente la via di uscita da un decennio di contese e di scontri cruenti. Tutte le parti coinvolte si impegnino effettivamente per far cessare i conflitti e consentire a popoli stremati dalla guerra
di vivere in pace e di avviare la ricostruzione dei rispettivi paesi. La resurrezione ci porta naturalmente a Gerusalemme. Per essa imploriamo dal Signore pace e sicurezza, perché risponda alla chiamata ad essere luogo di incontro, dove tutti possano sentirsi fratelli e dove israeliani e palestinesi ritrovino la forza del dialogo per raggiungere una soluzione stabile che veda due stati vivere fianco a fianco in pace e prosperità. In questo giorno di festa il mio pensiero torna pure all'Iraq. Io ho avuto la gioia di visitare il mese scorso e che prego possa continuare il cammino di pacificazione intrapreso, perché si realizzi il sogno di Dio di una famiglia umana ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli. La forza del risorto sostenga le popolazioni africane che vedono il proprio avvenire compromesso da violenze interne e dal terrorismo internazionale, specialmente nel Sahel e in Nigeria, come pure nella regione del Tigray e di Cabo Delgado. Continuino gli sforzi per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti, nel rispetto dei diritti umani e della sacralità della vita, con un dialogo fraterno e costruttivo, in spirito di riconciliazione e solidarietà fattiva. Troppe guerre e troppe violenze ci sono ancora nel mondo. Il Signore, che la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra, conceda a quanti sono prigionieri nei conflitti, specialmente nell'Ucraina orientale e nel Nagorno-Karabakh, di ritornare sani e salvi alle proprie famiglie, e ispiri i governanti di tutto il mondo a frenare la corsa a nuovi armamenti. Oggi, 4 aprile, ricorre la giornata mondiale contro le mine anti-uomo, sudoli e orribili ordigni che uccidono o mutilano ogni anno molte persone innocenti e impediscono all'umanità di camminare assieme sui sentieri della vita senza temere le insidie di distruzione e di morte. Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di morte? Cari fratelli e sorelle, anche quest'anno in diversi luoghi molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni e talvolta senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente. Tra le molteplici difficoltà che stiamo attraversando, non dimentichiamo mai che noi siamo sanati dalle piaghe del Cristo. Alla luce del risorto, le nostre sofferenze sono trasfigurate. Dove c'era morte, ora c'è vita. Dove c'era lutto, ora c'è consolazione. Nell'abbracciare la croce, Gesù ha dato senso alle nostre sofferenze. E ora preghiamo che gli effetti benefici
di questa guarigione si spandano in tutto il mondo. Buona, santa e serena Pasqua.